Con la nuova variazione di bilancio, il Consiglio regionale sistema i conti e i costi della sanità lievitati durante la pandemia e finanzia altre opere in Toscana. Si tratta della seconda variazione che determina anche un aggiornamento del documento di economia e finanza nel triennio 2022-2024. Per le isole minori nascerà una nuova consulta, è la richiesta che ora il Consiglio rivolge alla Giunta. Accessibilità territoriale e potenziamento dei servizi sono gli altri obiettivi condivisi. Sul glifosato, un erbicida che l'Europa potrebbe non mettere al bando, la Toscana sceglie tuttavia la strada più rigida per difendere i cittadini, si legge, e i distretti biologici. Sono questi i giorni della nostra Repubblica e della Costituzione. Noi li celebriamo mettendo in rete tante iniziative che spesso coinvolgono i consiglieri regionali. Ma ci mettiamo anche del nostro con un progetto insieme alla Scuola Sant'Anna per spiegare chiaramente uno per uno tutti gli articoli della Costituzione. Lo facciamo sul nostro nuovo canale 15, che in questi giorni sta raggiungendo ogni angolo della regione. Elba, Giglio, Capraia, Montecristo, Giannutri e Gorgona, 33.000 abitanti d'inverno, moltissimi di più d'estate. Per svilupparsi e per abbinare al grande fascino turistico anche servizi, soprattutto scolastici e sociosanitari e infrastrutture per i residenti, adesso queste isole potranno avere il supporto di una consulta regionale. La proposta parte dalla Commissione per le aree interne, riceve al voto in aula 27 sì e solo 3 astensioni. Vanno in questa direzione peraltro anche alcune scelte del governo. Il governo ha ricompreso questi territori all'interno della strategia nazionale aree interne e questa è sicuramente una buona notizia perché permetterà di aumentare gli investimenti sulla sanità. In particolare c'è il tema dell'emergenza-urgenza, ma noi abbiamo posto anche il fatto che una misura che il governo ha fatto per quanto riguarda la premialità per i medici che vanno a lavorare nelle zone montane venga estesa ad esempio anche alle isole, così come per gli insegnanti. Altra questione è il tema della continuità territoriale, i trasporti. La Regione Toscana ha finanziato negli anni sia il trasporto su mare che poi gli interventi sulla parte aeroportuale. Chiaramente è fondamentale, visto che scadranno poi le convenzioni, lavorare assieme ai comuni per migliorare ancora di più questi servizi. L'altro tema che ci hanno posto i comuni e che abbiamo accolto è anche quello di avere un luogo permanente in cui questi territori si confrontano anche assieme ai comuni portuali su tutti i problemi e le questioni delle isole minori. Il consenso su questo documento, che va ben oltre, lo abbiamo sentito, rispetto all'istituzione della consulta è trasversale. Le richieste tengono conto peraltro dei contenuti delle tante audizioni svolte dalla stessa commissione. Pareri diversi che hanno prodotto un testo sostanzialmente condiviso. Noi come Lega siamo abbastanza soddisfatti perché sono stati nella impegnativa sono stati presi tanti punti che noi avevamo proposto. I problemi sono tantissimi, noi come Commissione abbiamo dato delle linee guida alla Giunta e speriamo anche con questa introduzione nelle aree interne, con il discorso Io resto al Sud che è stato fatto per le isole minori anche della Toscana, si possa veramente arrivare a cose concrete. L'atto è positivo nelle intenzioni, ma presenta alcune lacune, dice invece il consigliere di Fratelli d'Italia, Petrucci. Noi pensiamo che manchino due passaggi fondamentali. Premesso che l'arcipelago toscano è, a nostro giudizio, l'arcipelago più bello del Mediterraneo, ma l'arcipelago toscano è soffocato tra parco e amministrazione carceraria. Quindi noi riteniamo che la Regione Toscana, il Consiglio regionale, se vuole valorizzare e fare un progetto complesso e complessivo sull'arcipelago toscano, non possa evitare di fare una riflessione sulla presenza del parco dell'arcipelago toscano e dell'amministrazione carceraria che di fatto per una cinquantina di detenuti vieta l'accesso a tutti gli altri su due isole meravigliose quale Pianosa e Gorgona. Via libera la nuova manovra finanziaria, in pratica si tratta di due atti, integrazione alla nota di aggiornamento del DEF regionale e seconda variazione di bilancio e gli interventi normativi che sono ad essi collegati. I provvedimenti con gli emendamenti che sono stati presentati dal Presidente Gianni vengono approvate dalle forze di maggioranza, contrarie le opposizioni.
prima della votazione finale sono stati messi al voto anche 13 ordini del giorno di Lega, Fratelli d'Italia, Gruppo Misto Toscana Domani e 3 proposte di risoluzione della Lega. Solo 2 quelli approvati all'unanimità, l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia sull'omaggio musicale fiorentino e quello della Lega sul taglio delle classi nelle scuole toscane. Ma andiamo con ordine e analizziamo con il Presidente della Prima Commissione come si articola questa manovra. Si tratta di interventi significativi ai quali si provvede con una copertura finanziaria che in parte si avvale del ricorso al credito con una revisione dei massimali di autorizzazione all'indebitamento, ma dall'altra parte si tratta di una misura che mette in garanzia o prova a mettere in garanzia la Regione Toscana rispetto al recupero del disavanzo sulla sanità derivante dagli effetti della pandemia. Vengono infatti liberate risorse che vengono destinate proprio al recupero del disavanzo per oltre 38 milioni di euro. A queste si devono aggiungere le risorse disponibili sul fondo di riserva che vengono implementate di quasi 20 milioni di euro e questo dovrebbe darci la prospettiva, anche se margini di incertezza ci sono ancora, di far sì che la Regione Toscana possa rientrare del famoso disavanzo di cui si è a lungo parlato dovuto appunto agli effetti della pandemia. Tutta la maggioranza è compatta, un altro aspetto che viene evidenziato è l'invarianza fiscale. Sì, una variazione importante che però testimonia la battaglia che Italia Viva ha fatto, una battaglia che porta in equilibrio i conti della sanità toscana, che tiene in equilibrio le finanze della nostra regione, che dà risposte ai territori, fa investimenti sulle infrastrutture e sulle opere pubbliche, ma che soprattutto non aumenta le tasse ai cittadini toscani. Non era scontato. È una battaglia che arriva da lontano, da quando abbiamo fatto il bilancio di previsioni, sono stati 5 mesi anche di trattativa politica. La nostra fermezza riguardava il fatto che si dovessero trovare le risorse, tenere i conti in equilibrio, ma non si dovesse aumentare l'addizionale IRPEF. Ascoltiamo ora le ragioni dell'opposizione con le interviste raccolte durante la seduta e cominciamo dai due gruppi più numerosi del centrodestra che puntano l'indice contro le misure adottate, giudicate inefficienti, che ai loro occhi sono anche come un blitz della Giunta. Consideriamo che l'aumento dei costi energetici potrebbe coinvolgere fino a 15.000 imprese e a 117.000 cittadini toscani. Queste sono le cifre impietose. E noi cosa troviamo? Troviamo un documento economia e finanza che manca della nota di aggiornamento come se il mondo fosse rimasto lo stesso. E nel mezzo vi è stata una pandemia, siamo purtroppo di fronte a una guerra nel cuore dell'Europa. E soprattutto vediamo un collegato di interventi che sono sempre riconducibili a scelte discrezionali del governatore, mentre noi riteniamo si debba privilegiare lo strumento del bando per una maggiore trasparenza. Noi lo diciamo forte e chiaro, questo modo di fare del governatore non ci piace, così la Toscana non può essere portata avanti. Questo è un bilancio elettorale, fatto di 18 interventi. La seconda variazione elettorale di bilancio arriva ieri in aula, presentata dal Presidente Gianni, che introduce non un intervento o due in più o ne modifica uno, ne introduce 9 in più. In una variazione fatta di 18 interventi, quindi un terzo della variazione di bilancio, arriva ieri, nel pieno non rispetto del Consiglio regionale, non dell'opposizione, neppure della maggioranza, perché non voglio pensare che la maggioranza conoscesse prima gli emendamenti presentati dal Presidente Gianni. Arrivano ieri e negli interventi del Presidente Gianni scopriamo 300.000 euro per il rifacimento della fortezza vecchia di Livorno. Benissimo, noi siamo a favore, abbiamo parlato con i nostri consiglieri comunali di Livorno e lo sosteniamo quell'intervento, è un intervento necessario, ma chi l'ha deciso? Marco Stella di Forza Italia interviene in aula e lega le scelte del bilancio al PNRR, il piano di ripresa e resilienza. Mi sarebbe piaciuto che il bilancio, la variazione che lei ha portato, fossero messe insieme anche al PNRR, perché noi non possiamo non pensare, visto che ormai i bandi sono quasi tutti finiti, gli interventi devono essere semplicemente messi in campo, che si avesse un panorama o un quadro generale rispetto al bilancio, rispetto ai fondi comunitari che arriveranno, rispetto ai fondi del PNRR. Lei i conti li conosce meglio
di me, io direi che nei prossimi 6 anni arriveranno in Regione Toscana qualcosa come 7 miliardi di euro, fra risorse libere del bilancio, fondi del PNRR e finanziamenti europei dei fondi classici, arriveranno all'incirca 7 miliardi. Qual è la politica nei prossimi 6 anni rispetto a questi 7 miliardi? Quali sono gli interventi? E vado a chiudere. E l'altro appunto che io mi sento di farle, Presidente, è che in momenti difficili come questi la differenza non la fanno le opposizioni nelle loro critiche, nei loro interventi, anche nella loro voglia di stimolare. La differenza la fa chi governa, quanta capacità ha di coinvolgere le opposizioni nelle scelte. E poi c'è la consigliera del gruppo misto Tozzi, anche lei vota contro e anche lei ne fa soprattutto una questione di metodo. Sì, approvata la variazione di bilancio, in realtà potremmo dire che sono due variazioni di bilancio perché naturalmente, come accade molto spesso a seduta iniziata, la Giunta ha pensato bene di portare un'altra manovra di bilancio dove sostanzialmente si vanno tra l'altro a fare degli interventi, a rimodulare alcune spese che in qualche modo diciamo vanno ad incidere sull'impianto originario. Questo naturalmente è un metodo che noi censuriamo perché questo non crea le condizioni per i consiglieri, soprattutto consiglieri di minoranza, di poter avere una istruttoria approfondita su questioni che sono di assoluta rilevanza e che sono appunto contenute in atti che ci arrivano all'ultimo minuto. Alla fine il Presidente Giani a commentare la manovra, che intanto chiude il capitolo sanità. Bel dibattito in Consiglio regionale che afferma il valore di una iniziativa che ci porta con la variazione di bilancio a chiudere in pareggio il bilancio della sanità 2021, avendo avuto la capacità di individuare singoli capitoli, particolari manovre, risorse che ci consentono di colmare con complessivamente alla fine in un anno e mezzo 400 milioni quello che era la preoccupazione di vedere una sanità destinata al commissariamento. Per la Giunta è un grande successo e sotto questo aspetto è importante averlo raggiunto senza dover aumentare le tasse, le imposte, ma invece contenendo quello che è la capacità di spesa attraverso le risorse del bilancio ordinario della Regione. Lo stesso Giani accenna ad alcune delle altre misure introdotte e finanziate. Dà una risposta a quello che è la necessità di Piombino e conseguentemente la falda che con interventi di modifica porta a 9 milioni e 300 mila euro su quella che è un'esigenza ambientale di quel territorio per far fronte alle dovute bonifiche. È un intervento che porta sulla Fortezza Vecchia di Livorno 3 milioni in modo da consentire una sua ristrutturazione, una sua utilizzazione per finalità turistiche, culturali, fieristiche, in modo da farla diventare un polmone di una Livorno che si rigenera attraverso appunto l'uso dell'antica Fortezza Medicea. È una manovra che ci porta a collegare con la strada Sant'Anna di Stazzema a Stazzema. Oggi occorreva fare 15 chilometri per scendere giù nella valle e risalire a Stazzema. Dal presidio della cultura della memoria al capoluogo invece sono 2 chilometri e 2 milioni e 100 di questa strada ci portano. È una manovra che porta a valorizzare la Toscana diffusa. Infine, il Presidente della Giunta parla del caso delle spese del sovrintendente del Maggio Musicale fiorentino, Alexander Pereira, al centro in questi giorni di un vivace dibattito pubblico. Sono convinto che un'istituzione così prestigiosa deve essere agli occhi della cronaca per la buona musica e i risultati che ottiene, e finora è stato così. Quindi diamo anche un'indicazione di sobrietà nell'uso delle spese di rappresentanza al sovrintendente Pereira, ma diciamo anche che da un punto di vista della sostanza per cui lui è stato chiamato a svolgere il sovrintendente, finora ha dato un buon profilo, una bella immagine al Maggio. L'iniziativa qui in Consiglio regionale era partita dal gruppo di Fratelli d'Italia. Sullo sfondo resta l'ipotesi di dimissioni del sovrintendente. Beh, io più che chiedere le dimissioni noi, mi meraviglio che non abbiano chiesto le dimissioni del sovrintendente il sindaco del Comune di Firenze, della città metropolitana, e il governatore della Regione Toscana, cioè i due rappresentanti degli enti che con circa 7 milioni di euro, 7 milioni all'anno mantengono di fatto la Fondazione del Maggio. E trovo bizzarro il fatto che addirittura il sindaco di Firenze abbia spostato la questione da un piano amministrativo, ovvero dal fatto che noi abbiamo confutato con il massimo rispetto per il lavoro del sovrintendente Pereira delle spese assolutamente inadeguate.
Cioè noi non abbiamo mai detto mezza parola sul lavoro del sovrintendente Pereira, proprio perché non c'è un attacco politico nei confronti del sovrintendente, ma semplicemente nei confronti di una persona che a fronte di uno stipendio di 20.000 euro al mese paga il pesce per fare una grigliata con gli sponsor in terrazza a casa sua durante la zona rossa e la paga con la carta di credito del maggio musicale. Glifosato al bando o no? C'è incertezza su quanto deciderà l'Agenzia Europea su questo erbicida. Non viene giudicato cancerogeno e quindi non dovrebbe essere vietato, ma la Toscana resta ferma sulla sua posizione e offre anche una soluzione diversa sostenibile, la sostituzione con il cippatino, prodotto naturale fatto con scaglie di legno. Innanzitutto mi preme ribadire che il Consiglio e la Regione Toscana si era già espressa in passato all'unanimità, peraltro in più occasioni, contro l'utilizzo del glifosato. Quindi la direzione che ha preso la Regione Toscana nella sostenibilità, nel diritto alla salute, nel garantire un'agricoltura che fosse rispettosa dell'ambiente, prima di tutto per l'uomo, rimane quella. Le indiscrezioni che abbiamo avuto in questi giorni dalla Commissione Europea che si occupa delle analisi chimiche in questo momento non ci sposta, perché la nostra decisione è stata molto chiara e quella che è la nostra volontà come Regione Toscana è quella di continuare su una sostenibilità e su una cura del nostro territorio che parta sia dall'agricoltura e dai prodotti sani, ma prima di tutto dal tutelare l'uomo. Quindi noi rimaniamo fermi su quello che abbiamo espresso in passato. Non è isolata la posizione della maggioranza, le sponde ci sono anche nelle forze di opposizione. Una prima considerazione ci fa vedere che si tratta di una sostanza che è stata dichiarata lesiva per gli occhi e tossica per la lunga durata per gli organismi acquatici e tuttora nessuno ha smentito questo passaggio. E un ente di ricerca europeo contro il cancro ha dichiarato che molto probabilmente questa sostanza è cancerogena. Adesso arriva un parere che differisce in qualche modo. Io credo che sia necessario a questo punto un approfondimento fatto da un organismo terzo con criteri certi che aiutino a stabilire la reale portata dei danni che provoca il glifosato, che in ogni caso esistono al netto del fatto che sia cancerogeno o meno. Tra le decisioni del Consiglio regionale c'è quella che riguarda la partecipazione da remoto alle sedute. Ricordate, nel primo anno di pandemia ci furono polemiche sulla questione. Ora si stabilisce che i consiglieri regionali che temporaneamente sono impossibilitati a partecipare in presenza possono farlo a distanza, ma a loro non sarà corrisposta la quota variabile del rimborso spese. A proposito, viene approvato anche il rendiconto del Consiglio regionale per il 2021. Con 19 sì, 3 astenuti e nessun voto contrario. Via libera poi all'aggiornamento degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore sulla viabilità di interesse regionale. Si tratta di 750.000 km di rete stradale, ebbene su questi 302.000 registrano fenomeni di superamento del limite di rumore. Ultima notizia, sarà il consigliere Mario Puppa a rappresentare l'Assemblea regionale nel Consiglio dei Toscani nel Mondo, un organismo nato con una legge del 2009. Antonio Mazzeo, invece, in rappresentanza del Consiglio regionale, ha partecipato alle cerimonie del 2 giugno a Roma nel 76esimo anniversario della Repubblica. Alla fine dichiara: i valori che stanno alla base della nostra Repubblica sono un bene primario della nostra democrazia. Per oggi è tutto, torniamo tra 2 settimane dopo le elezioni e i referendum, sempre a partire dal venerdì sera dopo il TG sul canale 15, che è il nuovo canale di Telegranducato, in ogni angolo della Toscana.